ricerca e scoperte. Benvenuti su Futuris. Negli ultimi 50-60 anni si è lavorato molto sulla sicurezza alla guida. Negli ultimi decenni è stata molto importante l'introduzione della cintura di sicurezza. Poi c'è la zona di assorbimento dell'urto. E naturalmente l'airbag. Ricerca e sviluppo devono affrontare la fase del pre-incidente. Dobbiamo lavorare per la prevenzione. I comuni automobilisti non fanno quello che ci si aspetterebbe da loro, ma quello che vogliono. Mangiano hamburger, parlano al telefono, fanno qualsiasi cosa. Abbiamo notato che nel 90% dei casi, o anche di più, i conducenti erano responsabili degli incidenti. Che cosa fa un normale guidatore al volante? La risposta potrebbe venire da uno studio attualmente in corso in Europa. Questi automobilisti svedesi fanno parte dei circa 1000 partecipanti al progetto FOT, test operativo sul campo patrocinato dall'Unione Europea. L'obiettivo è testare l'ultima generazione di sistemi attivi di sicurezza, una tecnologia che consente ai guidatori di prevenire gli incidenti. I volontari sono monitorati durante ogni guida. Nella vettura ci sono 6 telecamere, ma si riprende anche l'esterno, oltre al frontale della macchina, la parte posteriore, le mani, il viso, i piedi. Non ci faccio più caso, mi sentiranno cantare molto, perché spesso metto la musica molto forte. Gli ingegneri raccolgono le informazioni sul modo di guidare l'automobile. Ogni auto registra circa 700 megabyte di dati all'ora. La maggior parte delle automobili dei volontari sono dotate di numerosi sistemi attivi di sicurezza. Su questa macchina abbiamo il sistema di allarme di collisione anteriore con freno automatico, in modo che se si avvicina troppo un radar è in grado di avvertire inviando un segnale. Abbiamo il dispositivo per l'allineamento che aiuta il conducente a non uscire dalla corsia, ma che avverte anche se chi guida è assonnato o distratto. Abbiamo un sistema Bliss che mostra se vi siano macchine in avvicinamento nel punto cieco e un avviso di distanza che aiuta il conducente a mantenere la distanza di sicurezza. Un'altra vera strada e un altro vero test di vita per un nuovo sistema attivo di sicurezza. Gli ingegneri tedeschi che percorrono le tranquille strade di Aquisgrana stanno mettendo a punto un nuovo prototipo che rientra nel progetto FOT. La tecnologia è detta avvertimento di velocità in curva. Vediamo ora un avviso sul cruscotto. Ci dice che troveremo una curva a destra che non si vede ancora, ma già ci avverte che dovremo prendere la curva alla velocità di 40 km orari. E ora ecco la curva. Il sistema punta a combinare i dati delle mappe, GPS e le previsioni del tempo. Attualmente stiamo lavorando su diversi aspetti del sistema. Primo, cerchiamo di appurare quanto siano accurate le mappe per stabilire come adattare i nostri algoritmi e i nostri parametri e come dovremmo reagire alle diverse superfici stradali.
automobilisti impegnati nel progetto percorreranno migliaia di chilometri. I dati ricavati dalle loro esperienze confluiranno qui al centro ricerche Safer della Chalmers University di Göteborg. Because they are relative to a different point all the time. It's the same with when you dig with the excavator. It's exactly the same thing. There's strange things that nel traffico succedono cose strane che per gli ingegneri sono difficili da pianificare. Ed è interessante vedere come questi sistemi reagiscono a situazioni inattese. L'equipe di Trent determinerà i momenti in cui i sistemi entrano in funzione per vedere se hanno consentito all'automobilista di evitare il problema. I sistemi attivi di sicurezza devono poter aiutare gli automobilisti. Ovviamente i conducenti che non sopportano tali sistemi non li vorranno e quindi per avere successo devono essere progettati in modo da piacere anche a loro. Questo è parte del feedback che possiamo avere da questo studio. Siamo nella fase iniziale del progetto e questi automobilisti stanno ancora imparando come ci si sente ad essere circondati da una nuova serie di allarmi e spie luminose. Alcuni sistemi piacciono, altri meno. Sono tutte informazioni preziose. So che ho ragione, che sto guidando bene, ma la macchina continua a correggermi. Se sbaglio è bene che la macchina mi corregga, ma se sto guidando bene non mi piace. Driving okay. I don't like to be corrected. Come adesso, se vede che non sto seguendo veramente la strada, mi avvertirà dicendo: forse devi prenderti un po' di riposo. Maybe you need to look at what you're doing. Nel 2008 oltre 3.000 persone nell'Unione Europea sono morte in incidenti stradali, una cifra che sta lentamente calando. Lo scopo del progetto è quello di dimostrare scientificamente che i sistemi attivi di sicurezza per gli automobilisti possono fare la differenza. Con i sistemi attivi di sicurezza è possibile interferire nel sistema, nel comportamento alla guida, nella maggior parte dei casi nella frenata, e così facendo aiutiamo il conducente a evitare incidenti. I crash test continueranno, ma una tecnologia di nuova generazione potrà evitare, prima di tutto, che avvengano incidenti.